VLTV, la tua TV. Pizzo a imprenditori e commercianti, maxi operazione antimafia a Catania. Dall'alba di oggi la Polizia di Stato di Catania sta eseguendo una vasta operazione antimafia coordinata dalla Procura distrettuale etnea, volta alla disarticolazione dell'associazione mafiosa Santa Paola Ercolano, squadra di Lineri, operante a Catania nella provincia. Centinaia di uomini coadiuvati dai reparti speciali sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di decine di esponenti di Cosa Nostra catanese del clan Lineri, specializzato nelle richieste di pizzo a imprenditori e commercianti del capoluogo etneo. Circa 20 imprese locali, dopo anni di pressanti richieste, sono liberate dal taglieggiamento da parte del sodalizio mafioso. Sono ancora in corso perquisizioni e sequestri di beni nel capoluogo. Humanity, presentato ricorso al Tribunale di Catania per lo sbarco, è ancora in preparazione il ricorso che sarà presentato al TAR del Lazio. È stato presentato il ricorso dei legali della Humanity 1 al Tribunale Civile di Catania, con cui si chiede al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34 migranti rimasti ancora a bordo. È stato inviato con il metodo telematico dal legale della ONG tedesca, l'avvocato Riccardo Campochiaro. È ancora in preparazione il ricorso che sarà presentato al TAR del Lazio contro il provvedimento che impone al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con i migranti a bordo, posizione che non ha una scadenza. Il governo accelera sulla legge di bilancio. Definita nelle linee portanti la cornice delle risorse, messa nero su bianco nella NADEF, si procede speditamente con l'obiettivo di definire la manovra in una decina di giorni. Mentre già entro questa settimana, tra giovedì e venerdì, è atteso un nuovo Consiglio dei Ministri per dare il via libera al primo provvedimento economico dell'esecutivo. Il decreto aiuti quater, che con una dote di poco più di 9 miliardi consentirà di mitigare fino alla fine dell'anno il costo dell'energia per famiglie e imprese. Un decreto che, contrariamente a quanto annunciato alla fine dell'ultimo Consiglio dei Ministri, conterrà anche le norme per riattivare le perforazioni delle trivelle sotto il 45esimo parallelo. Per la manovra la volontà di fare presto è chiara: mentre il gettito fiscale continua a finanziare le casse dello Stato, la manovra dovrebbe valere complessivamente circa 30 miliardi. Ma tolti i 22 miliardi in deficit che andranno tutti alle misure per l'energia, resta da trovare qualcosa come 7-8 miliardi per finanziare tutto il resto. Ci sarà sicuramente l'intervento sulla flat tax, nonostante i rischi evidenziati nella relazione sull'evasione allegata alla NADEF. La soglia per autonomi e partite IVA sarà estesa dagli attuali 65.000 euro, ma la misura sarà meno ambiziosa del previsto. Si puntava ai 100.000 euro, ma l'asticella dovrebbe fermarsi a 85-90.000, annuncia il sottosegretario all'economia Federico Freni. Si trova per un'ora faccia a faccia con Abdel Fattah el-Sisi in un bilaterale ufficiale in Egitto. Oltre a lei, solo Giuseppe Conte negli ultimi anni, da quando Giulio Regeni è stato rapito, torturato e ucciso. Giorgia Meloni arriva a Sharm el-Sheikh per portare la posizione dell'Italia sulla lotta al cambiamento climatico, ma la cornice della COP27, il suo esordio sulla scena mondiale, è l'occasione per mettere sul tavolo tutti i temi dell'agenda internazionale, dalla risposta all'aggressione russa all'Ucraina alla cooperazione energetica da rafforzare con tutti i partner, a partire proprio dall'Egitto. Sul tavolo, accanto al gas, c'è il caso ancora irrisolto del ricercatore triestino, così come quello di Patrick Zaki. Due questioni su cui in Italia c'è la massima attenzione, mette in chiaro la Premier, e su cui l'Egitto si dice pronto a collaborare, come ha fatto molte volte in passato, senza arrivare però a quella verità e giustizia che, almeno formalmente, anche il Cairo dice di volere. Con il presidente egiziano si ferma più di un'ora. Le questioni sono molteplici, i rapporti tra i due paesi ai minimi proprio per il mancato rispetto da parte del Cairo dei diritti umani, anche se le relazioni commerciali non sono mai venute meno, compresa la collaborazione in campo energetico. VLTV, la tua TV.